Mamma mia, mamma mia. Non volevo sbagliare il tuo nome. No, non ho capito. Grazie, sempre molto gentili. Che robetta, eh? Qui c'era da ridere, ridete. Vestita così ricevo un sacco di proposte. L'ultima, un farmacista, mi vorrebbe usare come generico del Viagra. Ovviamente non è che vesto sempre così, eh? Mi piace anche quel po' di comodità, soprattutto quando sono a casa. Un mese fa, per esempio, ero a casa sul divano, una coperta di lana, perizoma de flanella. A un certo punto sento un ruggito. Ma che? Ma che hanno aperte le gabbie? Poi pensavo che magari era l'inquilino nuovo che è arrivato, un certo Togni. Invece poi mi sono accorta che ero io, si è svegliata la bestia. Capirai? L'ultima volta che ho cacciato un uomo, la preda, non c'aveva le sopracciglia da gabbiano. Era proprio, c'era il gabbiano con tutto il nido, non so se... E allora mi sono data da fa. Mi sono iscritta in un'app di incontri, avete mai fatto? Te possono capitare un po' di incontri un po' così a caso? Soprattutto i casi quelli umani mi capitano a me. Vabbè, una volta che tu entri in queste app di incontri, tu, se ti piace il tipo, dai il cuore. Io in sincerità sono abituata ad altro. E il cuore arriva dopo. Poi se tu lo trovi, lui magari gli interessi, lui ti mette il match. Mette un match. Che tradotto sta a significare darebbe una ripassata. Il primo che ho visto, lui, Ermanno, un fustacchione, bicipiti, tricipiti, addominali, glutei, tutto cosparso di olio, con tutti i peli sparsi. Praticamente pareva un piatto di bresaola con la rughetta sopra. Chatta de qua, chatta de là. Abbiamo cominciato a chiacchierare, cosa fai, cosa non fai, che te farei. Allora, il verbo fare abbiamo fatto, mo che devo fare? Dico, ma se volemo incontrare, eh? Incontramosi. Pure perché io ho certi arretrati che manco il messaggero, dico. Lui preso un po' così, sai, da sta prerompenza mia, personale, mi dice sì, va bene, incontriamoci, però se magari prima, sai, anche per sicurezza mi mandi un selfie. A me un selfie. Il telefono mio fa la ola quando faccio il selfie. Ma vi capita mai quando tu vuoi fare una foto e tappare la telecamera dalla parte tua, c'hai il viso vicino per vedere che... Sei aperta la telecamera, ma chi è sto mostro? Dico, oddio. Allora mi sono messa lì il giorno dell'incontro, sai, ero anche abbastanza emozionata, allora mi sono preparata, che fai? Chiami le amiche per farti consigliare, no? La metodologia d'incontro, soprattutto le amiche che ti confidano e ti aiutano per l'outfit. Fai attenzione alle amiche, perché c'è sta quella invidiosa che non vuole che va in porto l'incontro, te vestirebbe tipo suor Germana. Poi c'è sta l'amica più invidiosa di quella che ti ha dato il consiglio mio, prima che te vestirebbe tipo padre Cionfoli. Poi invece mi sono data da fare con le amiche che invece sono quelle che ti dicono ma no, ti devi spogliare, sexy, fai vedere la roba, togli qua, togli là, togli su, togli giù, oh, almeno il cartellino lasciamelo. Ma che è? Ma un attimo! Poi alla fine ti infili in vestitino, ecco guarda, questo è giusto, siamo sulla strada giusta, no, con questo stiamo proprio sulla strada, gli ho detto. Vabbè, insomma, tutta questa serie di domande poi ti fanno, perché delle domande anche un po', devo dire, affettuose le amiche, no? Ma dove andrete a mangiare? Di cosa parlerete? Quanto ce l'allungo? Tutte queste cose. Insomma, alla fine, dopo tutti questi discorsi, ascolti poi per la mise, per l'outfit, l'amica più porca. Che alla fine esci di casa e c'hai un asciugamano quello per l'ospite, tutto arrotolato, capito? Te fai tutta questa strada in maniera discreta per non dar nell'occhio.
E mentre fai tutta questa strada, ripensi un po' come sarà questo Ermanno, no? Magari sarà un incrocio tra George Clooney, Brad Pitt e Raul Bova, legati insieme da una colata di testosterone. Arrivi al ristorante, vedi il posticino. Speriamo che st'Ermanno sveglia sto leone, perché non riesca a tenere più dentro la gabbia. E cominci a camminare, vai verso il tavolo, si aprono le acque tipo Mosè. Io poi sono campionessa di cingolata di chiappe, boom, boom. Arché uno al tavolo prima mi pia il polso e mi fa: ehi Barbie, ehi, ve lo dai un bacino, dica bicca Jim, ritorna dentro la scatola. Arriva al tavolo e vedo Ermanno, quello dal bicipite, dal muscolo, dalla chiappa. Ermanno. Rosa Chemical a confronto pareva Schwarzenegger. Ah, Ermanno, mortacci tua. C'aveva tutti i capelli tipo una chewing gum rosa ciancicata. Un incarnato pallido, pareva una coppa di maionese. Ma poi in faccia tutto tatuato. Gli dico: amore, prima che mi siedo, mo risolvi tu sto rebus. Ma che vuol dire? Poi vabbè, mi sono seduta. Mi sono preso un cocktail, lui una flebo. A una certa mi sono inventata una scusa. Dico: scusami, devo andare un attimo a casa perché c'ho un guasto. Mi si sono rotte le palle pure stavolta. Però comunque non importa. L'importante è saper attendere il momento giusto, saper tenere a bada la leonessa che è in me, perché in fin dei conti, come dice il proverbio, meglio un giorno da leone che 100 da pecora, che non è mica vero. Pure la pecora non se la passa male.